Adesso si sente. Naturalmente io muto il microfono durante l'intro e poi non lo riattivo. Quindi bella a tutti ragazzi, eccoci qua. Salutiamo Red Dragon, Pasquale Leboe, Izza. Mo è meglio, eh? Dici, magari mo la live può andare avanti, può andare avanti. Come andiamo? Dicevo, siamo ormai quasi giunti alla fine della quarantena. Mi raccomando, sempre la stagnola per il 5G in testa che funziona sempre. Bella Gamberone, salutiamo anche Hilde e The Jets, benvenuto in chat. Oggi riprenderemo un po' l'argomento che abbiamo un po' così ispezionato. L'uomo gravide è benvenuto, ispezionato l'altra volta. E tra i video un po' a caso che avevo scaricato riguardo esorcismi e robe varie, è uscita fuori. È una tizia interessante, tale Maria. Come si chiamava? Aspetta. che è un personaggio proprio. Maria Clara Romano. Maria Clara Romano, che è un esorcista, una maga, una un'astrologa, una cartomante. E chi più ne ha più ne metta. Ed è un personaggio abbastanza famoso, eh. C'ha una bella setta, un bel seguito, è stata anche presa di mira dalle Iene ed è stata anche condannata per truffa, proprio perché è una maga. Ma prima di vedere alcuni suoi esorcismi, oggi ci vedremo anche una bella intervista. L'altra domenica abbiamo visto un esorcismo di questa maga ciociara. No, in realtà poi è marchigiana questa tizia qui. E quindi gli esorcismi sono un po' tutti particolari, però anche l'intervista che ha fatto in cui ci spiega perché lei può fare queste cose, può fare gli esorcismi, è tutto un programma, è tutto un programma, vero? Gambero Ventoso, Gambero Ventoso, benvenuto in chat. E quindi l'altra domenica abbiamo visto quanto. Poi quello che esce negli esorcismi sia in realtà completamente fuori logica, completamente fuori dalla lore della religione, cioè escono fuori cose a caso, tipo l'esorcismo che abbiamo visto domenica scorsa, chi c'erano tra i demoni? C'era Lucifero e Satana, che erano due entità diverse, non si sa perché, e poi ci stava tipo la maga Circe e Carmela. A caso, c'era Lucifero, Satana, Asmodeus e Carmela. Cioè, è tipo Mario, il demone del culo rotto, capito? Cioè, robe a caso. Cassandra, bravo Wilde, Cassandra. Uè, Elisa, benvenuta in chat. Cassandra, sì, è vero, c'era Cassandra, così è buffo. Poi se siamo persi un nome purtroppo il filmato è saltato, ce lo siamo perso. Tra l'altro uno di voi me l'aveva anche mandato il filmato integrale, però mi sono dimenticato di recuperarlo, quindi magari vediamo se la prossima volta lo devo vedere, se magari c'era quel nome, il sesto nome che mancava, cazzo, quello era importante, stavamo a fare una fissa. Uè, Oscar, benvenuto in chat. E quindi io direi. Gargamella era. No, Gargamella non c'era purtroppo, non c'era, no? Forse quando fanno. Ci sono tanti demoni, cioè noi siamo legione, allora lì magari ci stanno tutti i puffi, potrebbe essere. Flurry, benvenuto in chat. Il nome è difficile da dire tutto quanto. Ma dopo che cliffhanger con quel nome mancante, è vero, è vero. Meglio te tiene incollato, meglio delle serie TV. Si pronuncia con la. Ah, si pronuncia con la Flurry. Flurry, benvenuto in chat. Flurry. Allora, io direi, così per introdurre questo personaggio, è di vederci proprio l'intervista. Perché l'intervista che avevo iniziato a vedere è qualcosa di interessante. E escono fuori tante cose, eh. Valeria, benvenuto in chat. Buonasera. Ecco qui, ecco qui. Allora, vediamo innanzitutto se il filmato dovrebbe esserci tutto. Ciao Clara, come stai? Io Bene, grazie, Bettina. Tra l'altro, secondo me, palesemente stanno in due location diverse, stanno a fa, però vabbè. Grazie per la tua disposizione, Clara. Noi vorremmo sapere che cosa è un esorcismo. Bene, un esorcismo è un momento in cui l'esorcista, in questo caso io, mi concentro con i poteri di Cristo
spiritualmente, Oh, meno ovviamente. male, oggi E insalti. io tolgo il male alla persona che è vittima di spiriti del male, cioè del maligno di Satana, eccetera. Ho la forza spirituale sempre, la forza spirituale di eliminare, di mandare via da dove sono venuti tutti gli spiriti del male. Avete capito? Lei ha, diciamo, questi poteri con cui caccia via il male. Mi ha già stregato. Beh, no, andiamo avanti perché dice delle E chi cose. potrebbe fare un esorcismo? Chi ha i poteri di Cristo? Potrebbe fare un esorcismo? Chi ha i poteri di Cristo? Perché lei. Che differenza c'è tra te e un sacerdote? Io ho i poteri di Cristo. Lei ha i poteri di C'è una Cristo. Questa cristoipnosi. c'ha davvero una cristoipnosi, ma soprattutto quelli che gli vanno appresso, e non sono pochi. Purtroppo questa gente ha Una sempre tantissimo cristo-ossessione. seguito. Perché lei li ha, io no? Vabbè, quelli sono i misteri della fede, Lisa. Sento una forza dentro che neanch'io so come. Avrei detto la paga. Fin dalla nascita. Tant'è vero che nel momento in cui io sono nata c'era lo stesso allineamento di pianeti, lo stesso allineamento della nascita di Cristo. Beh, come controbattere? Come contraddire con tanta. Codesta prova così. Capito? Lei ha i poteri di Cristo, tant'è che quando è nata, c'era lo stesso allineamento dei pianeti di quando è nato Ne Cristo. devi uscire che su di Che è Gesù questa è Cristo. uscita dal parto che sudava Gesù Cristo. Non era la placenta che c'aveva addosso, era proprio il sudore di Gesù Cristo, probabilmente. Ecco spiegato tutto. Perché sappiamo esattamente quando è nato Gesù. Sì, esatto, Valeria, lo volevo dire, però ho detto, vabbè, magari non aggiungiamo altra carne al fuoco. Tra l'altro, la nascita di Gesù non è. C'è stata anche la datazione sbagliata, no? Con il calendario. Ehi, Valerea si è battezzata. Grazie, grazie che ci segui, eh? Grazie, Valerea. Grazie, eh. Ma andiamo avanti perché secondo me ce ne regala delle belle, eh. E quando io faccio gli esorcismi, diciamo anche in altre occasioni, spunta un. Uè! C'è una cristoipnosi. The sad child, bella. Io pure ho i poteri di Cristo. Per il potere di Cristo, a me il potere! Non avrai altro Dio all'infuori di men, no? Bella Darione. Una croce sulla mia fronte. Aspetta, aspetta, no, perché questa era E per interessante, ce la cui siamo persa. il croce sulla mia fronte, tant'è vero. Perché c'è anche il superpotere che si manifesta, eh? Che nel momento in cui io sono nata c'era Vabbè, lo questo abbiamo stesso sentito. allineamento di pianeti, lo stesso allineamento della nascita di Cristo. E quando io faccio gli esorcismi, diciamo anche in altre occasioni, spunta una croce sulla mia fronte. Capito? Spunta. Dopo l'andiamo a vedere la croce che gli spunta sulla fronte, E per eh? È cui proprio una cosa mistica, eh? mi è stato, diciamo, chiesto dall'alto di poter liberare dal male tutte le persone che hanno la volontà di essere liberate. So che ci sono tante persone che vengono Ci di credono veramente, domenica. sì. Sì, il mio esorcismo è totale perché nel momento in cui libero i posseduti, posso liberare anche tutte le persone che ci sono, anche se non sono posseduti, ma che sono aggrediti dalle forze del male. Fa l'esorcismo ad area. Capito? Visto quando lanci le spelle, quelle ad area, no? Quindi il mio esorcismo è talmente, diciamo, vasto, anche perché interviene Cristo stesso, tutti gli angeli, la Madonna e loro. Tutti, il suo esorcismo. Intervengono Gesù, la Madonna, gli angeli, Dico tutti. perché alcune persone li vedono Cristo, vedono Dio. Dio no perché non si vede, vedono Cristo, vedono la Madonna, Uè, vedono gli grazie, angeli. Flori! In quanto tempo Flurri, si può liberare grazie una della persona? donazione. Purtroppo non siamo ricchi come il Vaticano, lo so, il piccolo obolo di Flurri, grazie mille. Ci vuole almeno 2 anni. Mi dicevi la differenza tra me e un sacerdote? Sì.
I sacerdoti Ci studiano mancano gli questo, Avengers, sì, vanno bella a Giosuè. scuola, diciamo il Vaticano mette a disposizione dei, diciamo, delle scuole dove tutti i sacerdoti imparano come si affronta il male, Invece lei. per cui hanno la predisposizione ad affrontare il male, ma il potere di Cristo è un po' difficile. Tu hai parlato degli angeli. Lei invece ha proprio i poteri di Cristo, capito? C'è proprio nata. No, Valeria, guarda, adesso la vediamo la fronte segnata dalla croce. È ancora più squallido di un Sono gli brufolo. angeli. Gli angeli sono energie di luce che fanno parte dell'energia di Dio. E Dio li manda E io che proprio cerco lavoro, li vedi? Bella manda a stare con gli Pablito. uomini, ad aiutare gli uomini a non farli cadere nel male. Poi è l'uomo stesso che ha il libero arbitrio che cade nel male. Gli angeli fanno di tutto, ma gli uomini no. Ogni uomo c'è un angelo. Dovrebbe. Dovrebbe, ma non è detto perché. Ma se un... Anche perché se vanno tutti da lei a fare l'esorcismo, poi è ovvio che qualcuno rimane senza angelo. L'uomo è preso dal male, l'angelo non può stare vicino al demone. Sparisce. E sparisce, sì. Io E ho Cristo e poi c'è una niente. gerarchia tra gli angeli? Certo, ci Certo, sono i certo. troni, dominazioni, I droni? ci sono alcuni i serafini, ci sono alcuni angeli che sono vicinissimi a Dio. Come i serafini, e prendono direttamente ordine da Dio, per cui sono i più sentiti, La natura ha sono ammazzato la 72. natura Più della fino alla morte morte stessa. stessa. E se ne vanno pure gli angeli, quindi, ma che sfiga, lo so. Angelo più debole sparisce con la coda fra le gambe. In questa chat sicuro non ce l'ha nessuno. I cherubini sono droni. Ah, beh, è vero, sì, qua roba. Il mio è un po' che non lo vedo, ma è sempre stato un fancazzista. Neanche fossi con Guerre Stellari. Angeli Serafini. E come lavorare con gli angeli? Perché tu lavori con gli angeli. È Metti fattura? Bellissimo. bellissimo. Cristo mi dà la possibilità di poterli, diciamo, inviare, di poter dire vai qua, vai là, oppure io li incorporo a delle persone che hanno. Twitch Bluff. Buonasera, Padre Gai, ma con quel colore di capelli è inconfutabilmente la prova che Cristo è lei. Sì, è vero, è vero. E quelli sono i poteri di Cristo. In realtà non è tinta, è proprio, è tipo Super Saiyan Ho God. bisogno, Super ho Saiyan i God, è bambini vero. Non appena c'ha. No, nati, se mi è Super Saiyan God, affidano, c'è i e capelli le azzurri. mamme mi affidano i loro bambini. Non c'è bisogno di fare nessun rito. Io li metto vicino agli angeli perché quando io faccio i riti ci sono migliaia di angeli. E Quarto livello. quindi io gliela affido e loro li proteggono. Tant'è vero che i bambini che sono Cristo. protetti dagli angeli, protetti da me. E sono molto differenti dagli altri bambini normali. Capito? Cioè, i bambini che vengono protetti dagli angeli sono bambini speciali. Credo che siano più speciali i genitori che portano i bambini a farsi proteggere dagli angeli. Tu che pensi? Perché c'è tanta ingiustizia nel mondo? Perché esiste il male, perché il male sta prendendo il mondo. No, ma Oscar, non solo la seguono, ma la pagano pure, perché si fa pagare, La terra. E di che maniera? Di che forma? In forma, ti spiego subito il meccanismo, poi quando tu vedi gli esorcismi, no? Alle mie spalle ci sono alcune scene degli esorcismi, poi tu stessa li vedrai. Nel momento in cui il male agisce così, è spirito il male, non potrebbe mai il male, tu non potresti mai vedere un demone che ti tira un pugno oppure che ti uccide. Tu vedi un uomo che ti uccide o che ti tira un pugno. Quest'uomo è preso dal male spirituale che diciamo che cerca di possedere la mente della persona. Qui siamo proprio nella totale deresponsabilizzazione, no, del credente, perché quando commette atti impuri e peccati non è colpa sua, ma è colpa del male, è colpa dell'influenza del maligno, no? Quante volte l'abbiamo sentito di proprio riguardo ai preti pedofili, dei credenti che li proteggono, ma è stato tentato dal male, è stato tentato da Satana, capito? Non sono loro che sono delle merde, ma è colpa di Satana. Relichan, benvenuto in chat. Lo si legge dagli occhi che sono diversi, immagino, così come si legge dagli occhi di Padre Caen che ama l'oscurità.
È la figlia di Giabba. È sempre colpa degli altri, insomma, sì, esatto. Indemoniato is the new stronzo. Quel bimbo mi faceva l'occhiolino. In quel momento il male suggerisce allo spirito della persona uccidi, oppure dice mena, oppure dice ruba, oppure dice Eppure dice fatti pagare per dire delle cazzate. insomma, non so, le cose più brutte del mondo, ma non è la persona, Non è una persona è è buona, un è un demone. demone. E se una persona conosce questi meccanismi, diciamo che se Il demone possiamo vedere che sta cercando di uccidere i presenti a colpi di ammazza, minchia, no, non potrebbe vedete farlo. Ma se nelle amicizie avete i pettegolezzi, tutte le dicerie, tutte le cose brutte che si dicono, una persona che conosce questo meccanismo dovrebbe perdonare la persona. come. Mia madre me lo diceva sempre, tu c'hai il diavolo in corpo. Mi ricordo che uno aveva addirittura detto che la mano del bambino l'aveva guidata Satana. Sì, ma ne dicono delle cose obbrobriose proprio. O addirittura mangia i gamberetti. Indossa dei vestiti di due tessuti diversi, così sai, consigli del maligno. Oppure dice apri un canale che svela la corruzione della Chiesa, le stronzate che dice. Che Sì, è il mio datore di lavoro. ti insulta, capito? Che fa del male, perché in quel momento non è la persona, No, non è ma persona. bensì è un demone che suggerisce alla persona di fare del Guarda, adesso fa male. grattini sulla Allora, in pancia, quel vedi? momento tu dovresti dire, perché ogni uomo è il nostro fratello, tu dovresti dire un sorriso e dire L'anacotone. va bene, non ti Con preoccupare, amore. e con amore. E in quel momento tu sconfiggi il demone che ti vuole Oscillare tra Satana e Soros. del male, la sconfiggi, perché se tu inneschi una, diciamo una, Non so però, eh. Se pesti un prete e dici l'ha detto Satana, amici come prima, non lo so, non lo so. Uè, Dominic, benvenuto in chat. Oggi ho fatto un riso venere con i gamberetti e zucchine. Cioè, già ci stanno i gamberetti che so abominio, poi ci metti pure venere, che è divinità pagana, Elisa, non ci siamo proprio. una lotta oppure un litigio con la persona che ti offende, tu prendi dentro di te lo stesso spirito del male, perché il male è un Ah, si diffonde pure, cioè se tipo uno posseduto da un destro, ti passa il energia. E maligno. nonostante tanta negatività, come si può sapere che una persona è possessa? È possessa. Si capisce subito, i segni ci sono. Vedi tutte queste persone che si suicidano? Sono possedute dal male. Hai capito? Sono possedute dal male, ma io non penso che i genitori, insomma, i parenti non vedano qualche segnale brutto. Si vede Dite grazie a Jesus, benvenuto in chat. È come infettivo come il hanno sempre Covid. queste cose. Anche le malattie sono dal male? Anche le malattie sono dal male. Sì, Le malattie perché ecco, ricordiamo, perché questa tizia qui dice anche a quelli che vanno da lei, naturalmente, di non andare da un medico, che quella che hanno non è una malattia, non è un tumore, non è un, ma è Satana, perché naturalmente sono guarisce anche. un'aggressione del male nel corpo della persona Vedete? umana. Entrano attraverso la bocca, gli occhi, il naso, Dai, le perché come il Covid, davvero? orecchie, oppure attraverso i famosi maleficio, Ah, no, perché malefici il oppure attraverso le Covid. famose macumbe, i voodoo, tutte queste cose di magia nera. Oppure quando le persone, non so, fanno delle sedute spiritiche, e lì è il male che No, risponde. anche questa è stata In quel condannata, momento però è questo caduto, il reato mi sembra sia caduto per dato in prescrizione. Questa sembra la sorella rincoglionita della sacerdotessa Kaede dell'anime Inuyasha, il mezzo demone. Si vede che cerca pure lei le sfere dei quattro spiriti, ad alta gradazione alcolica però. energie del male entrano dentro il corpo della persona. Entrando dentro il corpo della persona, diciamo che ci mettono anni, 10, 20 anni, fanno così nel corpo, come l'aria, come l'aria, no? Ma sto scureggia Fino allora, a non che so non demoni, signore. trovano un punto, fragile,
del corpo umano, del corpo della persona, in quel momento succede un incorporamento dello spirito del male, che è spirito, che è difficile che si incorpora, però si incorpora nell'arco del tempo. In quel momento, incorporandosi lo spirito del male in quel punto del corpo, produce una degenerazione della cellula. Da quel momento c'è il male. Ah, capito, questo ci sta a Oppure spiegare i entra tumori. Mortacci sua. nella mente, no? Le persone che sono depresse, perché la loro mente è fragile, lo spirito del male ha contatto con lo spirito della persona, lo possiede. Non dico anche possedimento, no, però può essere che influenza. Io credevo che fosse meteorismo. Aveva ragione mia madre. Ma i demoni entrano anche dal buco del culo oppure sono schizzignosi? Ma soprattutto dal buco del culo. Ride. Burioni chi? Burioni chi? Noi abbiamo Maria, come cazzo si chiama? Già mi sono scordato. Maria Clara Romano. Uè, oh, bella Don Matteo. Bella, ricca. Benvenuto in chat. Addirittura sa che esistono le cellule. Laurea Esce molto subito. di più lo spirito del male che lo spirito del bene. E E una quindi persona. bisogna assolutamente Oh, ma togliere Svarbard, tu sai, Svarbard è una merda, Svarbard. il male. Mi Ecco, e ganna tu le chat, come lo le combatti il live. male? Che cosa fai con gli angeli? Come lo combatto? Io faccio i riti e chiedo Ho letto Esorcismi Burini e sono entrato subito. a Dio di togliere il male. Il mio Twitch ti ha mai rotto il cazzo per blasfemia o cose del genere? No, no, Twitch, su Twitch puoi anche bestemmiare tranquillamente, non c'è nessun problema. Ma non far vedere capezzoli. Oppure non dire la parola con la F o quella con la N che ti bannano. Però le bestemmie Oh, il mio rito è una pergamena dove scrivo: mio Dio, Madre Santa, togli il male a Tizio che è sempronio. Brucio la pergamena ed è un messaggio che io mando al cielo. In quel momento Dio manda Cristo, la Madonna. cioè, questo gli fai segnali di fumo, oddio, capito come stiamo messi? Quindi no, il citofono, chi mi chiedeva del citofono, no, lei gli manda i segnali di fumo, oddio, comunicano così, che bisogna fare. Uè, Daniel, la parola con F è fagiano, sì, ecco, adesso mi bannano, Daniel, ecco. Dio manda se stesso. Insomma, mi hanno iniettato litri di preghiere a me. Mandano gli angeli per distruggere il male da quella persona, ma ho bisogno che quella persona abbia fede in quello che faccio io. Ecco, e una persona come si può proteggere dal male? Da sola si può proteggere? No, perché se no non faceva venire il male, no? La persona non si può proteggere male. Devi chiamare Maria Clara Romano. Se si poteva proteggere, no, non avrebbe permesso che il male l'avrebbe colpito. Non si può. Non si può. L'uomo è terreno. Il male è soprannaturale. Come può un uomo terreno vincere il soprannaturale? Ma quel proteggere, no, quella che la sta intervistando è tipo messicana. Lei è marchigiana. Impossibile. Io ho dei poteri La soprannaturali e badante. lo posso fare. Però si può prevenire, prima di tutto, prima che questo male entra nella persona. Prima, Prima che questo male possa fare dei danni. Prima. però con la preghiera si può fare. Se tu preghi, bene, la preghiera è un atto sublime dello spirito dell'uomo con lo spirito di Dio. La preghiera è indispensabile. Ma la Indispensabile. preghiera non ha il potere di togliere il male, altrimenti tutto il mondo prega. Non ci sarebbero guerre, Bombazza, bella non ci sarebbero casa, benvenuto in malattie, chat. non ci sarebbero droga, non ci sarebbero madri che uccidono i figli, figli che uccidono. Che è di Zeta Redire? No, Sbi, questa c'ha i poteri di Cristo, l'ha detto all'inizio intervista. Lei è nata coi poteri di Cristo, perché infatti quando è nata c'è stato lo stesso allineamento di pianeti di quando è nato Gesù Cristo, anche se non sappiamo con certezza quando è effettivamente nato Gesù Cristo, però lei aveva lo stesso allineamento dei pianeti, l'ha detto all'inizio intervista, è forte, Madri, no? Non ci sarebbero
in carcere non ci sarebbero omicidi, perché tutti pregano. Se la preghiera La potesse, il natura mondo ha sarebbe. ammazzato la natura più Più della della morte morte stessa. stessa. Ma tutti pregano e quelli che pregano non osservano la preghiera che fanno verso Dio. Allora, come si deve pregare? Io, Gesù Cristo, ci stiamo sul cazzo. Ma non credo che qui in chat gli stia simpatico qualcuno a Gesù, Si deve eh. pregare col cuore e capire quando si è vittime del male e cercare qualcuno come me Come per togliere il lei. male. E qual è lo sbaglio comune dell'uomo? La cattiveria. La cacca. La cattiveria nel cuore. La cattiveria nel cuore, il cuore duro, il cuore cattivo, l'egoismo. Ah no, comunque no, non erano due location diverse. Avevo il sospetto dai tagli dell'inquadratura, ma no. Lo spirito di potere, lo spirito, l'avarizia, lo spirito di possedere. Lo spirito di E che serve possedere. se noi moriamo? A che serve? E chi ti vuoi seguire, che cosa devi fare? Come lo posso fare? Com'è seguire a Clara Romano? Beh, io cerco di portare chi Una viene da me a far cristossessione. seguire le leggi di Dio. A me pare che sta santona argomenta meglio di Padre Amort. Doppio amen. Quindi sta dicendo la preghiera è inutile. Sì, praticamente sì. Ecco, il modo per liberare un po' le carceri, basta pregare. Cristo ama tutti. Si prega con il cuore, i battiti sono una qualche forma di linguaggio. Le leggi di Dio e gli insegnamenti di Cristo. E insegna. Sì, infatti, cioè, secondo me gli stiamo tutti un po' sul cazzo, visto che gli abbiamo inchiodato il figlio alla croce. Potrebbe essere, A qualsiasi persona venga qua, insegna come seguire Cristo, come usare l'amore per vincere il male, eh. perché Mazzanotte, benvenuto in chat. Lo spirito di possedere, disse la donna con le solo cornici l'amore d'oro. può vincere il male. Praticamente io opero un cambiamento nella mente e nel cuore dell'uomo e poi togliendo il male la persona comprende subito. Uè, casa Eschere, grazie del follow. Verrai salvato. Che significa amore e pace, perché se tu ami, trovi amore, se tu ami, puoi darmi amore, se tu non ami, che mi dai? Io ti chiedo un po' di Uè, pane. Marco Columbro, grazie del follow anche te, anche tu, hai visto che era stato salvato quello di prima, pure te in Bolifini, inferno, bravo. Se tu questo pane non ce l'hai, a me che cosa puoi dare? Niente. E come dare? Perché tu dici nel tuo libro che si deve Banna dare l'altra Marchi. faccia. Che significa dare la faccia, l'altra faccia? L'altra faccia significa quello che ti avevo detto prima. Se tu riconosci, se conosci questo meccanismo del. Cusciola! Grazie del follow! Benvenuta in chat, benvenuta in parrocchia. E sai che il male, questo uomo, questo tuo fratello, questo tuo amico, non è Che sia benedetto nel nome del Signore. Grazie Marco. lui che ha voluto fare questo male, ma bensì è il male spirituale che gli ha Se tu non ami, che mi dai? Sto cazzo! Sì, ci stava, effettivamente. suggerito nella mente. Tu conosci questo meccanismo e dici: amore mio, non ti preoccupare. Tutto si sistema. Questo è porgere l'altra guancia. E qual è la strada per essere felice? Seguire le regole e gli insegnamenti di Cristo. Perché se tu sei felice in questa terra, puoi raggiungere Cristo. Se tu segui Cristo, Cristo, Dio, non ha bisogno che tu nella preghiera gli dici: dammi questo, dammi quello. Dio lo sa quello di cui tu hai bisogno. Non c'è bisogno che tu chieda sempre con una lamentela, dammi questo. Basta che tu ami il prossimo tuo come te stesso. Ma gli devo mettere il follow a Cristo. Sì, bisogna followare Cristo, ragazzi. Basta che tu compi azioni d'amore verso il Sì, lo prossimo sa, ma e non Dio lo da dà. sopra dona. E si deve seguire anche i comandamenti. I comandamenti di Dio che si raggruppano in uno solo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ce ne Perché stanno se tipo tu ami, 600 dei non parli comandamenti. male di nessuno. Se tu ami, non uccidi, no? Se tu ami, se
Se tu ami, non, diciamo, non tradisci la tua migliore amica con il marito, teoria perché, non no? truffi anche la gente con le Tutto stronzate, questo se ami, è però amore. se ce lo vogliamo E una mettere. persona ti vuoi contattare, come lo fa? Io ho il mio sito, ce n'ho due Il mio siti? siti. Siti. Uno è mariaclararomano.com, insomma, ovvio. E l'altro ama il prossimo tuo come te stesso, dove ci sono i miei numeri di Staccato. telefono Ah, ma prossimo dove te stesso.com, bellissimo. e le mie mail. Io sono alla luce del sole e tutti sanno della mia vita, e la mia vita è alla, come si dice, alla cosa di tutti, Infatti è insomma, alla stata luce del condannata per mondo. truffa. Non ho niente da nascondere, niente Che da dire più di quello che dico, che è l'amore di Dio che porto. Io porto la parola di Dio. Maria Clara Romano www dopo. Bella LMMX, benvenuto in chat. Io non è che posso, che faccio cose Ma è il diverse. solito Dico maniaco la parola di Daniel. Dio, Vuoi io l'indirizzo distruggo il dell'intervistatrice? male. Tutte le domeniche. Uè, Phoenix, stiamo approfondendo la conoscenza di Clara Romano che abbiamo visto la settimana scorsa. L'esorcista, cartomante, maga. Tutte le domeniche. Anche i luoghi, ci sono tanti luoghi infestati dal male e io riesco ad avere una possibilità per liberare i luoghi, basta che la persona mi dice e io riesco a farlo. Libera anche i luoghi, quindi questa è comoda da chiamare dopo uno che passa 2 o 3 ore al bagno pesante, se la In chiami. un dato modo con i miei riti, insomma. Rito, la parola rito non dovrebbe in come si dice, non dovrebbe impressionare le persone, perché anche la messa si chiama rito. Rito significa fare ogni volta la stessa cosa. Non è una parola. Io non faccio magia, io faccio solo spiritualità. Cioè io mi collego con lo spirito di Cristo e Cristo mi esaudisce ciò che io chiedo. Come dire, io non dico bugie, dico solo cazzate. Cioè, questa è la differenza che ha fatto. Tante grazie, Clara. Prego. Grazie. Purtroppo l'hanno inquadrata poco l'intervistatrice Daniel. Adesso andiamo a vedere un esorcismo di questa simpatica maga veggente. Fa da router per Dio. E chi chiamerai? Clara Romano, tipo Ghostbuster. Ma libera anche i luoghi, vuole dire che si occupa pure di sfratti. Libera cantine. Insomma, non fa un benemerito cazzo. Ha la password del wifi di Cristo. Poteva stupirci con la magia, invece ci ha stupito con le cazzate. Comunque, oggi è domenica 26 aprile. Vorrei ricordarvi che il Papa ha iniziato a pregare il Dio Onnipotente per fermare il coronavirus domenica 15 marzo. Sono passate 7 domeniche. Dove si clicca per bestemmiare? Però vedi che i contagi stanno calando, quindi sicuramente i credenti diranno che è merito del Papa. Allora, adesso ci abbiamo diverse liberazioni fatte da Maria Clara Romano. Questo che video è? Pure questo è devi. Vabbè, vediamocene qualcuno a caso. Vediamo se parte. Eccolo qua. Sto spostando tutto tranne il video. Un attimo. Eccolo qua. Allarghiamo. Adesso probabilmente vedremo anche. Non so se avete fatto caso nell'intervista. Wade Getz. Grazie dell'abbonamento. Battezzato nel nome di Paddy Krain. Grazie. Grazie del supporto. Allora, se avete fatto caso, nell'intervista lei ha detto che durante gli esorcismi, cioè proprio per provare che era una cosa vera, gli veniva il simbolo della croce sulla fronte. Adesso vediamo, probabilmente qui lo vediamo. Duce? Che cazzo è il demone del fascismo? O luce? Luce.
Ma forse questa è una che non ha pagato la bolletta. Vedi, questo succede quando mangi i gamberetti. Questo è un abominio agli occhi del Signore. Luce! Quanto non caga! E Luce fu. Oh, guarita, guarita, attenzione! Ce l'ha fatta! Incredibile! Allora, sentite, Sentite adesso la figlia, per farvi capire il livello di manipolazione mentale che subisce certa gente. Sentite adesso la figlia che sta abbracciando. Sentite. Assurdo. Ma sentite adesso cosa gli dice. Me l'hai ridata. No, non gli ha detto ti riempi di Cristo. Gli ha detto me l'hai ridata. Cioè rendetevi conto quanto sono soggiogate queste persone. Quanto sono quanto sono succubi di queste narrazioni fantasy. Padre, dice che la voce di quello che sta recitando il Padre Nostro sono io. non ci ho fatto caso, ora lo riascolto. Sembra di essere a forum. Ho capito, questo è il segno della croce. Gli viene quando lo sbattono in testa per farla sta zitta. No, no, a lei che esorcizza, gli viene il segno della croce. Ora lo vediamo. La signora gli ipnotizza. Queste sono tecniche di ipnotismo. Non credo che la signora conosca tecniche di ipnotismo. Anch'io a volte mi metto a piangere e abbraccio una donna dicendo grazie, me l'hai ridata. Bella, c'è una cristoipnosi. Sono sicuro che non siano d'accordo. Per me era proprio... No, 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 per me non... Non so messo in scene. Non è una questione attoriale, non stanno recitando. Purtroppo non stanno recitando. Sono tecniche di paraculismo. Padre nostro, una Cristo ossessione. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. C'è visto nella luce. Grande luce bianca. Narrazioni stereotipate. Molto bellissime. Raga, questi votano, è vero De Ghezzi, hai detto bene. Ah, prima vedeva la luce nera. Poi ha schiacciato interruttore. A me sembra fatta. Sì, vabbè, sicuramente entra in una sorta di trance, quello sì. In un certo caso più ipnosi, come ha detto quello lì, ma non credo sia proprio una cosa indotta da lei. Credo che sia più una suggestione collettiva, come succede in questi gruppi carismatici dove tutti credono la stessa cosa.
Siete, con una voce così la madre poteva far parte del gruppo metal, è vero, cazzo, è vero. Allora, qui non si vede bene la croce che gli appare sulla testa. Quanto costa un esorcismo? Non per me, ma per un amico. Meglio che entrano loro. Mamma mia, Daniel. Mamma mia. Allora, qui abbiamo la seconda liberazione di Flavio. Poi dopo, a fine live, vi faccio un regalo. Se anche voi volete far parte di queste cose, poi vi faccio c'è una cosa da farvi vedere. Allora, vediamoci la seconda liberazione di Flavio. Ah, mi sa che sta tipo il video. Spostiamolo. Un attimo, che la seconda liberazione di Flavio è gigantesca. Eccola qua. Comunque sto piangendo, non so se sia commozione. Il regno di Dio viene adesso, ma ancora no. La liberazione di Flavio. Io devo ringraziare solo, soprattutto Maria Clara Romano che ha avuto la pazienza, ha avuto la costanza di starmi vicino, di seguirmi per la seconda volta, perché non è stato facile, lo ammetto, non è stato semplice starmi vicino questa seconda volta. E il grazie assoluto lo devo dare a Maria Clara Romano, Gesù Cristo, che hanno creduto in me. Beh, che fai, Gesù Cristo non ce lo metti. Qui il ritardo è grande in lui. È come la seconda liberazione di Flavio. Cioè, sto poraccio 2 volte è entrato il diavoletto. Eh sì. Eh sì, 2 volte. Oh, che è successo? Ha ripicciato il video, un attimo. La luce interna è nostro, Padre, quotidiano e libera. Anche io credo che Flavio sia un idiota. Ora pretendo un ringraziamento. Clara Romano featuring Gesù Cristo. La croce in fronte, mo, non so se si vede. Guarda, vedete che è rossa? È arrossata? In alcuni video si vede ancora di più, perché praticamente lei si fa il segno della croce così con la mano e si arrossa, vi giuro, e quindi ti viene il segno, cioè, se tu ti sfreghi la pelle col dito più e più volte, ti viene il rossore. Lei se lo fa a forma di croce, mentre fa l'esorcismo, e poi dice, ah, vedi che roba, esce la croce alla fronte, è tutto vero! Questo è il livello e la gente ci crede. Applausi. Brava Clara. Amarezza. Stavolta gli è venuto male perché è venuto troppo largo, però un altro si vede bene. Mamma mia, bravissima. Questa è quella dell'altra volta, mi sembra lei, quella dell'altra volta che era già stata Avete liberata, appena che cosa? visto il mio video della prima liberazione e dopo è successo che non ho seguito Clara, ma con Maria Clara Romano aveva consigliato, mi ha dato dei suggerimenti Ah, vedi, quella era la prima liberazione, poi non ha seguito. per Beh, affrontare insomma un periodo di tranquillità, vedi. Non ha seguito la di terapia. insomma, di tranquillità, serenità. Questo non è accaduto e sono ritornato una seconda volta a sottopormi la domenica. Ma guardate che belli i trailer, tipo, cioè, tipo firme.
sono accorto, i miei sintomi, diciamo, della seconda volta sono stati arrabbiandomi, appunto, non rispettando e non seguendo. Io devo andare a far finta di non guarire, che stai là e fai. Dai, devi fare esorcismo, esci da questo corpo e tu fai. Prendo i consigli che c'erano da seguire. Purtroppo bestemmiavo, sentivo delle voci che mi facevano compiere delle azioni sbagliatissime. E man mano che andavo avanti mi stavo sempre più accorgendo che il male ormai era ritornato in me, insomma. Io comando Satana, esci da questo corpo, Satana! Io comando Satana, esci da questo corpo, Satana! Esci da questo corpo, Satana! Esci da questo corpo! Di Dio, ti ordino di uscire da questo corpo! Ma poi se gli dici così, esci da questo corpo, Satana! E beh, Satana giustamente esce, che è una voce orribile. Padre, tu le senti le voci, o bestemmi solo? Adesso che Clara me la... Satana comanda color. Clara Romano mi ha liberato per la seconda volta. Sto cazzo, intendo, ragazzi, sto cazzo, vivere da stasera stesso finché avrò vita, insomma, nel rispetto e nell'amare il prossimo come me stesso, ecco, non ho altre definizioni da aggiungere. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Questa luce è troppo bella. Questa luce è troppo bella. Maria Clara Romano vicino a me, che mi consigliava, mi suggeriva di... Livello video propagandistici della Corea del Nord. Per di cominciare a pregare e dire il Padre Nostro, e io così ho fatto. A un certo punto ho visto tantissima luce intorno a me. Clara mi stringeva le mani forte con una coroncina, insomma, in mano, e da lì ho cominciato a pregare e a seguire quello che mi veniva suggerito. E poi ho perso un mezzo minuto i sensi. E finalmente dopo... Se dire qualche porca madonna ti impediva di amare il prossimo è perché sei un coglione. Bravissimo, Sbi. Tipo la mattina quando dimentico le ante aperte. Mi sono risvegliato che stavo volando, insomma, in mezzo alla luce. Sembrano i sintomi dell'eroina, però. Ecco. La luce sta volando. Venga il tuo regno. La preghiera è inutile se la fai tu, se la fa lei, la paghi e funziona. Ma queste direi più che recite, no? C'è presente quando da ragazzino facevi finta di essere ubriaco, no? Per amici, perché faceva figo. Questi, in questo gruppo di disadattati, fanno finta, si convincono di essere posseduti perché fa figo. Comunque stanno al centro dell'attenzione, si prendono un sacco di meriti, abbracci. No? Per me, secondo me, psicologicamente potrebbe essere la stessa cosa. Grazie Sbreezer12, grazie del follow. Comunque avvertite Wannabe Buddha, sta rischiando che gli fa gli entra dentro il diavolo. Ah, a proposito di Wannabe Buddha, cioè l'altra volta in live hanno fatto vedere, tra l'altro andate a mettere subito il follow al canale di Wannabe Buddha, che sono fantastici, tutti i mercoledì alle 21 fanno lo smerdoledì e praticamente prendono tutta sta gente, tutti questi pagliacci e li smerdano. E hanno fatto vedere uno che prometteva la vita eterna. Ma non con le preghiere, lui c'aveva una tecnica proprio, eh? Lui c'aveva la tecnica per poter vivere in eterno. Un genio. Andate a recuperare qua la live, che è qualcosa di meraviglioso. Come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dici che è un mancamento. Allora basta così, hai sentito? Non si è sentito poco? Cioè tu basta che non dice che non lo vuoi più, Satana.
Le ho detto, no, ma è più, cioè, allora basta così. A posto, grazie. Sono 500 euro. Allora, invece di fare io quando mia madre mi obbliga ad andare in chiesa. A casa mia il diavolo passa, saluta e se ne va, tanto non c'è un cazzo da fare. Ah, io le mostri. È così realistico. Bravo, allora devi fare. Dai, forza, fare il nostro. Padre nostro. Padre nostro. Padre nostro. Bene, cieli. Che strada nel colesterolo. Santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Dal tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Flavio ha detto no al demonio, sì, a Maria. Mentre a testa il nome Maria. Oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sì, esatto, ma se il diavolo si impossessasse di qualche capo di stato, non devi, lo diciamo un'altra volta, cioè, ma sempre sti disadattati prende il diavolo. Che ne so, prendi un capo di stato e poi fai la sganci bombe atomiche su tutto il pianeta Terra e stravinto, no? Invece questo perde sempre. Tocca insegnargli tutto a Satana. Viva il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Penso che passa avanti in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma se Satana possedesse un esorcista non avrebbe nemici. Genio, cazzo. Toccadiglielo, perché sbaglia un sacco di cose. Il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Beh sì, effettivamente Elisa farebbe un po' schifo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Padre, ma perché ci sono così tante Marie? È per avere una vasta scelta durante le bestemmie. Sembra ovvio. Ma liberaci dal male. Applausi per Maria. Chissà quanti soldi voleva. Durante l'inchiesta che gli hanno fatto le Iene, in cui ci sono andati, hanno mandato dei complici a far finta di averci dei problemi. Lei chiedeva fatture, dipende da a volte 3.000, a volte 500, a volte 800 euro, dipende quello che c'aveva da fare. Per me, Maria Clara Romano è la persona, è la mamma che non ho mai avuto. Ecco, qui già si crea un quadro psicologico del soggetto. La persona più buona di questo mondo, più generosa, più rispettosa, più altruista, perché perlomeno a me dedica costanza a tutte le persone che la seguono. Tanto costa lo. Quindi per me Maria Clara Romano è la mia unica vera mamma. La madre spirituale di tutti, ragazzi. Che signora. Altruista con fattura. E ci abbiamo... Allora, ci vediamo. La liberazione di Marcello o la liberazione di Pina? Scegliete. Faccio scegliere tra due. Tra Pina e Marcello, chi vogliamo vedere? Che vogliamo andare avanti? Pina? Due Pina, tre Pina... Pina, vinto Pina, dai. 19 marzo 2017. Andiamo con la liberazione di Pina. Niente, appena hai sentito un nome femminile. Allora.
Un attimo, devo sempre. Sarà mica mia cognata, non lo so, adesso vediamo. Il regno di Dio viene adesso, ma ancora no. Sono molto felice perché sono stata liberata. Non ho parole da dire. Vivo nella felicità. C'è qualche. C'è proprio il canale. In realtà ce ne sono un paio di canali di Maria. Niente, il nome mi entra in testa. Sarà il demonio che non vuole farmelo ricordare. Maria Clara Romano. Ci sono un paio di canali YouTube in cui ci sono le liberazioni. Mi sento molto serena, molto leggera, molto volenterosa di fare tante cose. Grazie a Maria. Molto, è molto volenterosa di fare tante cose. È Clara cose. Romano. Chi non lo è, chi non lo è. Maria stava incazzata forte, Pina, regà. Ottobre, due sberle, vedi così. Ma che padronanza di linguaggio disarmante. Stessa reazione al concerto di Gigi D'Alessio. Io ho conosciuto Clara tramite mia figlia e mia figlia e con un amico. Mi hanno parlato che per la depressione era giusto venire a fare una preghiera da Clara, ma io... Beh sì, se c'è la depressione mi sembra il minimo andare da Clara Romano, eh? Cioè, ma guarisci instant proprio. Quando ho sentito questo nome ho detto io sono depresso, non voglio avvicinarmi a nessuno più nessuna preghiera perché già prego per i fatti miei. Così quando ho conosciuto Clara e parlando con Clara mi sentivo un po' male dentro e Clara mi ha detto guarda che tu sei posseduta. Ho detto no, non è vero, non è possibile, io non voglio credere che sono posseduta perché io sono a depressione. Con Clara ho incominciato a vedere tutto, anzi mi aggrappavo e gli chiedevo aiuto. Vedi com'è facile condizionare le persone deboli, no? Aiuto infinito perché avevo capito che lei poteva aiutare. In lei c'è il Signore. Bella, il solidario. Sono stata da altri esorcisti, ho girato un pochettino, ma mi calmavano, ma non venivo mai fuori, mi sentivo bene per un giorno, ma poi tornavo sempre nell'oscurità e di non dormire, ero molto squilibrata. Ho sempre saputo fin da piccola che mia mamma era stata liberata da una possessione demoniaca già dal 1991. Ah, allora è recidiva, non è che non ci credeva questa già stava imbarcata. Però a mezzo in tutti questi anni mia mamma è sempre stata male, ha sempre litigato con mio papà. Era una persona che era molto sola e aveva un carattere molto particolare che in alcuni momenti io non riuscivo mai a capirla. E sono la... certo, gli psicologi, no, gli esorcisti, sì, perché mica sono matto, che ci vado a fare, giusto? Figlia maggiore e ho sempre fatto però la mamma di mia mamma perché lei non era mai in grado di prendere decisioni, era spesso molto vulnerabile, ma soprattutto nel 2016 ha avuto un cambiamento e molto peggiorata. Si chiama crack. Lei mi diceva io sento voci, ha tentato il suicidio due volte e è una malata sono di mente, voci non è che me lo dicono. Così io l'ho portata dal suo psichiatra.
Un conto sono queste persone chiaramente fragili e manipolabili, ma vogliamo parlare di tutti quelli che aiutano sta palancaia di mobilizzare e influenzare la vittima di turno? Ma perché in realtà stanno tutti dentro quel cerchio, ci credono tutti. E ci dicevano sempre che era depressione. La faccia di Pina meme dell'anno. Circonvenzione di C'era ansia, incapace, l'hanno giusto, imbottita di Dominic? medicinali. Bravo. Pensavo che con i medicinali la cosa andava migliorando e invece andava sempre peggiorando. Ultimamente si isolava, aveva dei sbalzi di umore. Era La metto nelle donazioni del mio canale. ti portava ad odiarla. E io dicevo, non è possibile che mia mamma ha questo carattere, non era così una volta. E poi tramite un amico ci ha detto che c'era una persona che poteva aiutarci. Devo dire la verità, che all'inizio ero molto diffidente. Allora, vedi, questo è esorcismo grande. Hai fatto la clip, Don Matteo. Grazie. Cioè, vedete comunque come funziona, no? Cioè, nel senso, fa parte anche di tutte le amicizie coi frequenti. Perché io immagino che se uno di voi c'ha un parente con dei problemi, arriva uno e vi dice: Oh, c'è sta signora, si chiama Maria Clara, che fa la maga, che esorcizza. Cioè, io non penso che ci portate il parente. Al massimo va a finire all'ospedale quello che va consigliato Maria Clara. Nei confronti di Clara. Al È una mondo cristoipnosi collettiva, guardo sì. spesso la televisione. Ma allora perché non vengono denunciati anche i preti esorcisti? Ma il problema è quello, in realtà in Italia c'è la legge, c'è la legge proprio, oddio, come si chiama? Abuso della credulità popolare. C'è una legge, infatti Vanna Marchi è stata arrestata, è stata condannata. Solo che questa legge non va bene la religione, perché la religione va rispettata, capito? Sono due livelli diversi. Il mago puoi dire che è un ciarlatano, il prete no. Ti fanno capire che non ci sono persone che ti regalano le cose, c'è sempre qualcuno. Sì, è vero, i preti non si fanno pagare direttamente, però comunque li paghiamo tutti, quindi figurati. Che fa Forse è pure qualcosa per peggio. avere qualcos'altro in cambio. E io con Maria Clara le ho detto, sono un po' diffidente, non mi fido molto. E pensavo, è impossibile che una persona ti dia il suo aiuto, risponda a qualsiasi ora Mago Delma no, Marchi no, Papa sì. Le del giorno e della notte. donazioni, tutti gli aiuti di Stato, cioè li paghiamo anche noi con le nostre tasse. Perché noi abitiamo comunque lontani da Clara, percorriamo tanti chilometri per venire da lei. Tipo diceva, se non paghi muori, per quello hanno condannato Vanna Marchi. La Chiesa ti dice che vai all'inferno, non c'è tantissima differenza, eh. Senza chiedere nulla in cambio, non riuscivo a capire cosa c'era sotto e non c'è niente. Clara non chiede nulla in cambio, fa tutto con il cuore, tutto gratuitamente. Sì, esatto, Giosuè. C'è un sottostrato culturale che eleva la religione. C'è un retaggio culturale che la religione sta su un altro piano proprio. È accettata, no? È accettata in televisione, è accettata nella cultura. Ha questo dono speciale di aiutare le persone e con una grande forza dentro. E io devo solo ringraziare lei perché ho curato per anni la depressione di mia mamma. È incredibile che ci siano persone così generose e disposte ad aiutarti senza chiedere nulla in cambio, a parte gli euro. Vabbè. Non era depressione, quando alla fine era il demonio dentro di lei. Sì, esatto, c'era E a abuso della distanza di credulità anni ho capito popolare. che alla fine non l'avevano mai Sì, liberata. lei è la figlia. Loro, gli esorcisti che lei ha frequentato, glieli istigavano solo i demoni, si calmavano per qualche giorno, ma alla fine tornava come prima. E io devo dire grazie a Clara perché lei Grazie al ca? ha Sì. salvato la vita di mia mamma, perché mia mamma Stava di bene, io ci nell'ottobre urlavo. 2016 era un passo dalla morte. Non vado via! Non vado via! Quando Pina è venuta da me, io l'ho guardata proprio in fondo ed era una donna veramente persa perché non sapeva nemmeno lei che vita stesse vivendo, anche perché Secondo me è la era menopausa. come stordita da tutto e da tutti, quindi lei stessa non sapeva che cosa fosse. Ma tipo quella dietro sembra tipo
Non so, mi ricorda tipo la testa di Buddha. Quella nella credenza, La sua vedete? vita. L'abbiamo portata da Maria Clara Romano Ah, un'altra perché figlia. non sapevamo più cosa fare, lei era a un passo dalla morte. E invece, dalla prima volta che è venuta, vedevamo che lei nei giorni successivi È vero, la testa di un Buddha. stava molto meglio. E qui nelle sedute lei si manifestava perché aveva una grande possessione. E invece, poi successivamente stava sempre meglio, stava sempre Ah, meglio. c'ha ragione, lei è la figlia, l'altra è la figna. È vero, scusa, errore mio, errore mio. Però questo suo star sempre meglio, facevamo sempre più fatica a portarla perché i suoi demoni che c'erano dentro di lei, la facevano sempre di più avvicinare alla strada del male anziché a quella del bene. Ho conosciuto Sì, ciao Steve, grande, bravissima, da no, 2 euro. Clara nell'ottobre del 2016, dopo che mi ha, fra virgolette, trascinata mia sorella perché io non credevo in lei come non credevo nella Mazza, fede. quante cazzo di... E mi ha detto che appunto lei era l'unica speranza per mia mamma, dato che comunque noi stavamo per ricoverarla in una clinica psichiatrica. E il primo incontro è stato veramente difficile per me perché sono entrata piangendo, non riuscendo a dire niente, perché io ero I demoni si sono presi i denti divina. Belle figlie comunque. arrabbiata col C'ha mondo, ero l'albero delle arrabbiata figlie. con soprattutto Dio perché mi stava togliendo una mamma dopo avermi tolto anche un padre. Poi, quando ci ho parlato, ho capito che lei effettivamente, oltre ad aiutare mia mamma, poteva aiutare anche me. Perché se mia mamma stavo male anch'io. Quindi lei ha dato speranza a mia mamma e ha dato speranza anche a me. Poi i risultati comunque si sono visti. Ma Prima di vaffanculo, conoscere io sto Maria Clara coppina, ragazzi. Romano, abbiamo portato la mamma da diversi esorcisti, No, l'ha però detto, mai ma con nessun risultato. Lei vaffanculo, stava l'ha bene rotta per il un cazzo, giorno, ma vedete? poi tornava come prima. E addirittura, poi i demoni che c'erano dentro di lei, in una seduta qui da Clara, loro stessi hanno detto che questi esorcisti da cui andavano, solo l'addormentavano, però mai nessuno lo cacciava via come faceva Clara. Invece, quando le veniva qui da Clara, i suoi demoni avevano paura perché dicevano che Clara era potente, molto potente, Beh, e c'ha il loro si potere di bruciavano e Cristo. perdevano le mani, perdevano la forza perché Clara ha una potenza che nessuno Uè, grazie Icaros, ti sei battezzato nel nome di Patekain, grazie del supporto, Michele. Potere! No, aspetta, Una aspetta. Cristo Clara è ossessione. potente, molto potente, e loro si Sentite, sentite. bruciavano e perdevano le mani, perdevano la forza Ha perché un'aurea Clara ha una potenza che potentissima. nessuno ha. Il 19 marzo. A sti Silvestri, adesso ti banno, cazzo. Dai, su. Rompi i coglioni. Del 2017, mentre stavo facendo la preghiera di liberazione, ho sentito una grande forza, una grande Che carica, Vai, Don di Matteo, energia, è e il tuo momento. quindi Fammi la sono clip su andata che potere, che immediatamente a potere. mettere le mani sulla testa di Pina. A E Pina, ha spada reagito con un urlo proprio incredibile. fuoco! Sì, vabbè, ciao, vabbè. Ehi, grande ride di Easy Fix! Con 69 fingeroni! Bella ragazzi! Vogliamo un po' di potere! Benvenuti in chat! Guarda, guarda come spammano i fingeroni! Oggetto fallico del canale EasyFix! Viva la figa! Grazie del follow! Raidone, raidone ragazzi! Ringraziamo Stefano che era in live fino a poco fa. Mattia Firefox, grazie del follow. Vi siete persi. Che potere, che potere. Ringraziamo anche Tizio. Tizio, ma te non t'eri già followato? Dai, che The Forest ci aspetta stasera, stasera qua tocca andare a recuperare la torcia. Sangue azzurro 24, grazie del follow.
Non so perché non c'era più. Sarà stato Satana, che qui siamo in tema delle forze maligne. Audizio, non so, Tizio lo storto. Allora, ragazzi, qui stiamo guardando degli esorcismi, per voi che siete arrivati adesso con gli Air Ride, stiamo guardando gli esorcismi di una marchigiana, una tizia burina chiamata tipo Maria. Niente, il nome non riesco a ricordarmelo, questa tizia. Maria Clara Romano, che è una maga esorcista e fa le robe, c'ha il potere di Cristo, è nata con lo stesso allineamento di pianeti di quando è nato Gesù Cristo, cioè una cosa incredibile, cioè qui siamo a livello di Super Saiyan God. Stava facendo il cosplay di Dragon Ball. Anche maestra di vita, sì, è vero, anche maestra di vita. Che lei non è una maga, fa solo cose spirituali. Ce l'ha specificato prima. Anche la figlia non scherza, sì, è a tipo 3-4 figlie. Eterna perdizione almeno nostro finale. Ho iniziato a pregare ginocchiandomi e chiedevo perdono al Signore e vedevo tra il volto del Signore degli angeli Mi fa la figlia che Dio la benedigna. che portavo su un'immagine del Signore che erano bambini e che mi Esatto, sorridevano Icaros. e c'era l'immagine di San Michele Arcangelo. Ma a un certo punto San Michele Arcangelo, ricordiamo, era l'action figures di Don Minutella, quella stilosissima. mi sono sentito venire incontro una persona che mi accarezzava tra il viso e tra le mani. Io cercavo di spostarmi, ma lui mi accarezzava ancora di più e a un certo punto mi ha detto sono Padre Pio e me l'ho visto Eh beh, pure Padre Pio che fa, ce lo metti in mezzo. Bella te la Iostortos. davanti. Arcangelo. E io non sapevo se doveva piangere, doveva ridere, ma a un certo punto mi sono sentita dentro una liberazione tra i piedi, tra lo stomaco e per la testa, come una Tipo ventosa. quando caghi, E però. lui mi accarezzava, io ho cercato di toccarlo, ma non riuscivo a toccarlo. Padre Pio come Arturo della Casa di Carta. Tra il piede, non ho capito. Sì, è tipo. Adesso tipo quando non caghi da tantissimo e poi sforzi, urli come lei, fai che potere, che potere! Poi caghi. Lì deliberi, ti senti rilassato, effettivamente. Niente, è stata una Vedi la luce, sensazione ma i sintomi sono bellissima. stessi, secondo me. Grande Don Matteo. Sotto. È vero, la ventosa è perché c'è le mani bucate, padre mio, ho fatto tipo ventosa. Accarezzata. C'è una Cristo C'è una ipnosi. Cristo ipnosi, ragazzi, potente, eh? È vero, ci devo fare l'audio con che potere. Mo con la clip poi lo scarico. Tutti a urlare che potere alla prossima espletata sul cesso. La Sora Pina, è vero. Però, cioè, a me da una parte mi fanno tristezza, perché queste sono persone che hanno davvero bisogno d'aiuto, ma un aiuto serio però. No, da Maria Clara Romano. Poi a un certo punto ho sentito un caldo e un abbraccio di una mamma, ma una mamma dal cielo, che era Clara. Io mi sono sentita quel braccio di colmarmi di gioia. Mo vediamo Cioè, Marcello che quando ci Clara mi ha regala. detto è libera, io sentivo una sensazione molto bella e lo vorrei tanto augurare, quegli abbracci dolcissimi di Clara. E io non ho parole da descrivere perché sono troppo emozionata. Anche perché non sai parlare, però. So che Gesù esiste, il Signore è grande. Sì,
Sì, esatto, la religione non fa altro che peggiorare la loro situazione. Bravo, bravo Giovannix, ottima citazione. E ci ha detto Clara? Oh, questa si è liberata, ragazzi. Cioè, non ci credeva manco lei. Ma che cazzo? È stato un giorno. Padre cane, ma ancora stacchi la live? Va, boh, non lo so. La fine di un calvario. Andiamo avanti. Dove per fortuna noi abbiamo avuto la nostra guida, che ci ha sempre aiutato e sempre assistito. Bellissimo. Ah, raga, oh, questa si è liberata. E senza di lei non so come avremmo fatto. Perché non so a quest'ora se mia mamma fosse ancora viva. Alle persone che mi guardano posso dire che chi non crede, alla fine io ero una di loro, nel senso che io mi ero persa. Avendo subito tanti traumi, avendo visto comunque mia mamma che era sempre inespressiva, non era fra virgolette mamma perché dovevamo aiutarla noi a fare la mamma, ci eravamo un po' perse, avevamo perso la speranza, avevamo perso un po' tutto. Gentili esauriti. E Clara può aiutare tutti. Non so se fosse ancora viva. Non si è mai opposto e ha sempre lottato per tutti, perché alla fine siamo tutti figli suoi. Quindi se qualcuno si ricorda... Se ti perdi arrivi alla discarica di Malagrotta, non è che hai risolto. Aspetta che dopo che finisce l'esorcismo continuerà ad avere problemi, andare in palla perché pensa sia stata già liberata. Ma no, ma poi già c'hai la conferma, i primi sintomi. Dici, oddio, ma hai ripreso il diavolo! Conosce... nel nervosismo, nel... Capito, cioè tre figlie, tre disadattate che hanno portato la madre da esorcista. Ma perché lei già aveva fatto gli esorcisti, l'ambiente è quello lì, cioè loro già stavano in quell'ambiente, non magari nella setta di Maria Clara Romano, ma già vivevano in un ambiente religioso in cui la madre gli facevano gli esorcismi per guarirla, capito? Le cose negative, magari anche una giornata storta che viene la voglia di bestemmiare, la voglia di non fare... che vadano da Clara, anche perché comunque... Capito ragazzi, quindi durante la giornata se vi viene voglia di bestemmiare, fategli uno squillo a Clara, comunque c'erano diversi tutti. Telefoni sulla scrivania. Non chiede niente in cambio, sì. Grazie Bruscox72, grazie del follow. Vergogna, perché io alla fine... Oh, ecco Svarbard, c'era Elisa che ti cercava, Svarbard. Penso... Grazie anche di Luxre. Passo la strada anche per l'orgoglio di non farmi aiutare. Ti sei perso certe geek, Svarbard. Però alla fine, quando ti sei fatto aiutare, stai molto meglio. Sono emozionata, non mi scuso. Sei emozionata. Grazie, grazie. Finalmente posso vivere in santa pace. Grazie, Clara e sua figlia. Grazie, cioè, ti sei fatto l'account apposta. Un genio. Non so chi di voi è stato, ma grazie. Uè Oscar, buona serata. Le sono tornati i denti, è vero, cazzo. Irma la gatta. Tu che metti la suoneria pure con le bestemmie dei Mosconi, devi far meno un weekend da Maria Clara, eh? Ma ci devi dormire insieme pure, te lo dico. È brutta. Perché io ho fatto così. Mi sentivo le mani riportettivo. È stato bello, io non ho parole da dire. Non mi sembra vero. No, e te credo, le ha distrutte tutte. Allora, vabbè,
la neve. Io direi di passare a questo punto, visto che ce l'abbiamo in scaletta, alla liberazione di Marcello, ragazzi. Vediamo se riesci a superare la... Ti mando la signora Clara, Momoko. Il mio cane non è d'accordo con... è posseduta. Sentite i versi. Vieni adesso, ma ancora no. intervento di Dio, ha qualcosa da ridire. Vediamo adesso se Marcello riesce a superare in cringe la signora Vina. La liberazione di Marcello. Il male ti prende cuore, testa, anima. E solo una che ha la forza di Cristo, cioè Clara, Maria, Clara Romana, ti può aiutare. E altri sono nulla. Nulla. Beh, un bel elogio a Maria Clara, mi sembra giusto per iniziare. Come si dice, te lo istigano, ecco, te lo istigano. Te lo istigano gli altri. Ma non te lo tolgono. Ma non te lo tolgono. Clara no, ti aiuta. Ti aiuta perché lei, man mano, ti do... Ma tra l'altro quelli tutti a sinistra mi sembrano tipo le armor dei Cavalieri dello Zodiaco, no? Tutti a sinistra in basso? Cioè vedo un Cavaliere d'Argento e un Cavaliere d'Oro, no? Sbaglio. Toglie l'esercito che è dentro, fino ad arrivare al capo. Quando è arrivato al capo, è finita. Hai vinto la battaglia. Sto cazzo, Maria Clara. E vince Clara. Ah, questo era quello che dava dei colpi di minchia fortissimo per liberarsi da... quella era cosa, quella era Padre Amort. Cioè, che cosa hanno messo? Tipo una... Io spero non era un pallino per censurare, ma tipo una finta aura sopra mano. Ah no, no, stanno censurando. Malissimo, ma vogliono censurare qualcosa. Marcello si racconta. Clara che combatte, ma ci serviamo una musica tanto più... Odio dentro di me. Tanto odio, tanta rabbia. Lui ti dico questo, mi faceva dormire con un coltello sotto al cuscino. Mozart, perdona. In modo che io potessi ammazzare e ammazzarmi. Anche, ti dico questo, anche stanotte ha cercato di impressionarmi, di farmi, di indurmi al suicidio, perché lui ti impone la legge sua, la legge del più forte contro il più debole. Mia madre, uscendo dalla chiesa, disse che mi sentì dire qualcosa con voce da uomo. Mamma mia, Elisa, mamma mia. Ti prende la testa, ti prende il corpo, te lo massacra. Impressionante. Internamente, i pensieri, ti svuota la mente. In nome del nostro Signore Gesù Cristo, io ti obbligo a liberare questo corpo. In nome del nostro Signore Gesù Cristo, io ti obbligo di liberarti da questo corpo. Ma guarda, guarda sta merda e si nasconde dietro quell'arte, guarda! Si è nascosto dietro! Sapevo di avere questo male, sapevo la sua forza e grazie a Eleonora, che mi ha fatto conoscere Clara, lei sapeva che cosa secondo me quella che censurano è Eleonora, perché dice mamma mia stronzata con cui stavo in mezzo, sei ricreduta. E ho chiesto Leonora, aiuta. Sì, infatti è vero, hanno tutti la maglia col simbolo della pace. Se non mi aiuti tu,
devi trovare qualcosa, qualcuno che è molto potente, qualcuno che ha questa foto, perché io sono stato anche dagli esorcisti, ma non... Ma questi da psicologo non ce vanno mai, vanno danno o da esorcisti o dai maghi. Non mi hanno fatto niente. Ti hanno fatto niente, no? Grazie niente. Al cazzo. Lo istigano solo, ma non te lo tolgo. Lui cercava anche di che io dovevo ammazzare la mia famiglia, perché diceva che la mia famiglia era la causa. E questo sta a piede libero ancora. Della eh? Perdita del mio lavoro, della mia famiglia da sposato, di amici, di tutto. Io ho perso tutto grazie al male. Il male non si... non lo puoi vincere da solo. Il male deve essere sconfitto da una persona che ha le capacità di Cristo, della forza di Cristo. È giusto, Florri. Mamma di Dio, ti abbia di uscire da questo corpo. Spirito immondo, esci da questo corpo. In nome del nostro Signore Gesù Cristo, io ti abbia di uscire da questo corpo. Per me, Clara... Questa è potenzialmente pericolosa, sì, beh, credo di sì. Ha una potenza che nessuno ha. Nessuno ha un'energia che nessuno. In nome del nostro Signore Gesù Cristo, io ti ordino di liberare questo corpo. Sì, è vero, diceva che fino all'altra sera lo sentiva. In nome di Dio. Ma probabilmente perché deve ripetere le sessioni. Qualcosa di immenso, qualcosa che ti aiuta. Ne devi uscire che scendi Gesù Cristo. Dentro, ti aiuta sul cuore, ti aiuta sulla mente, sugli occhi, sulle labbra, sul corpo, ti parla sempre d'amore e non pretende mai niente, mai, non ha mai preteso niente da me, mai. Ciao! A lei non c'è, se l'era tipo andata, perché la chiama? No, 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 Clara. Ma tipo Twitch adesso mi banna perché ci sono dei capezzoli. No, no, Clara, fanno male, Clara. Non è vero, Clara, fanno male, dimmi no. Dio, vieni adesso, ma ancora no. Ah, no, fanno male, Clara. I peli? No, 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 no! Testa così! Padre nostro! Padre nostro! Che sei nei cieli! Che sei nei cieli! Sia santificato il tuo nome! Sia santificato! Venga il tuo regno! Uè, Luchino 82, grazie al follow! Zoom come in cielo, così in ban diretto in questa live, ragazzi. Dacci oggi acqua cassata a il gagganella. Il nostro pane quotidiano. Pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo? Come noi li rimettiamo? Ai nostri debitori. Ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazioni. Sì, sì, in teoria sì. Ma liberaci dal male. Amen. E adesso dici, Signore, vieni nel mio corpo. Oh, Signore. Forza. Perché stavo disteso a terra, quindi come Gesù sulla croce, non riusciva vero, a staccare le mani che potere dal terreno, come se fossero inchiodate. Ah, è vero, serve a modificare il DNA a distanza. È vero. Calore sul mio... D'altronde uno che si occupa di auto, Icaros, ne sa di certo. Il mio corpo, però la freddezza del pavimento mi ha aiutato e ho visto, tenevo gli occhi chiusi, non riuscivo ad aprirli, come bloccati.
e ho visto... frustavano. Io sto col demone grande, ragazzi, le sue, quando lo frustavano, ah, sentiva i dolori di Gesù, sentivo la sua voce dentro di me. Che roba, che roba. Adesso io i video delle liberazioni di Maria Clara non avevo scaricato, solo questi, non l'avevo visti, l'ho visti adesso con voi per la prima volta. Perché non ci parli del concilio di Nicea? Non mi sembra il momento adesso, dopo un'ora e mezza, di mettersi a parlare del concilio di Nicea. Comunque ne ho parlato già in diversi video, però magari se ne può fare una live, lo sai, mi hai dato una bella idea, Easy Benny. Si può fare, si potrebbe fare proprio una live a tema, perché non è un argomento da snocciolare così in 5 minuti. Ciao ragazzi, vado a mangiare, la forza sia con voi. Bella Giosuè. Ma il diavolo ricamato sulla sedia, perché il diavolo no? Ah, è vero, però è tipo un toro con le corna, però. Quindi se mi metto tipo così, ecco. Ma secondo voi come si mettono d'accordo? Cioè si incontrano tipo il giorno prima e prendono il treno e studiano il copione, oppure viene come viene? No, viene assolutamente come viene. È tutta una questione di soggezione psicologica, cioè è tutto lasciato al caso. Quella è tutta gente che ci crede, che già ha visto altri esorcismi, quindi già sa come, quello che succede. Cioè dentro di loro già sanno che dovranno urlare, dovranno dire che c'è la luce, ma non perché stanno recitando, ma perché ci credono. Si autosuggestionano, capito? Vai pure te, Elisa. Io volevo fare un regalo, perché c'è anche il corso di esorcismo per i laici. L'hanno fatto. Questa è Chiesa Cattolica Docet. È un po', sono 4 minuti di filmato. Qui, ragazzi, tutti andiamo a fare concorrenza a Maria Clara, Mentre il cuore dei tuoi fedeli accende presso il fuoco del tuo amore, lo Spirito Santo. Amen. Ho un centro estetico dove vedo molti giovani che vengono e sono confusi e persi, per cui... Questa c'è il centro estetico, però... Come si confrontano, parlano, e per dare a loro un'indicazione più adatta e avere un maggior discernimento ho deciso di fare questo corso. Allora,
questa c'ha il centro estetico, gli arrivano i clienti che hanno i problemi loro, hanno i cazzi loro, e questa per dargli delle risposte ha deciso di fare il corso di esorcismo per laici, per poter aiutare i clienti. Ma questo corso c'è la possibilità che partecipi a un esorcismo che... no, è il suo, quindi... pratico, no, perché aspetta soltanto al sacerdote con l'autorizzazione del vescovo, però accompagnare, assistere e fare diciamo dei corsi di preparazione, sì. Gestisco un'antica farmacia, arboristeria. Molte persone vengono dicendo di avere dei disturbi, di sentirsi qualcosa non va, anche non soltanto di fisico, ma si chiedono, ho avuto un malocchio o qualcosa. Allora, per poter discernere le varie situazioni, ho chiesto di poter fare questo corso, appunto per capire, valutare certi casi e consigliare al meglio le persone. Vuole... questi danno consigli, capito? E soprattutto dare formazione ai sacerdoti, ma anche ovviamente far conoscere l'azione del male. È un corso accademico, per cui costa 250 euro. Capito, non è che te lo fanno gratis. Per tutta una settimana di formazione. Scuola dove ho insegnato 250, questa va pure insegnante, sono state delle ragazze che hanno manifestato questa esigenza di conoscere questo tipo di realtà, e allora ho cercato di dare delle dritte a queste ragazze, insomma, cioè se la gente non sa, non è informata, rischia di incappare in questi brutti incontri. Se la persona è veramente... capito, se la gente non è informata, e poi rischi che il demone ti possiede, veramente posseduto. Ah, questo è esorcista. Possono manifestarsi alcune reazioni, una voglia di vomito o il cambio di voce. Si può puoi sentire parlare. Aspetta, qual era? O il cambio di voce? No. Sì. Se la persona è veramente posseduta, sentiamo. Possono manifestarsi alcune reazioni. Una voglia di vomito? O il cambio di voce? Si può puoi sentire parlare in lingue strane, tipo greco, latino, cioè lingue morte o lingue sconosciute. Certo. E il cambio dello sguardo della persona. Quello che personalmente faccio io è quando sto parlando con la persona che dice di essere posseduta, io mentalmente comincio, mentre ascolto la persona, io faccio dei comandi al demonio. In nomine Gesù, principio tivi, si è qui, manifestati. Quindi se tu sei, ti ordino, in nome di Cristo, se sei qui, manifestati. E lascia in pace questa persona. Quindi io faccio dei comandi mentali che il demonio è capace di capire e di sentire. C'è bisogno di più lui fa dei comandi mentali al demonio, poi c'è la formuletta magica, quella in latino, tipo alla Supernatural, è il demonio lì. Esorcisti in Italia, secondo lei? No, ma non sta bene questo. Di sì, posso dire di sì, da una hashtag, una voglia di vomito. Frequento sacerdoti esorcisti e ritengo che sia un ministero molto importante, importantissimo, che non è molto presente nella Chiesa. Peccato, perché peccato, il diavolo perché... si impossessa di alcune persone piuttosto che altre. Alcune volte le persone possono aprire la porta facendo atti di occultismo, di magia, di esoterismo, di... c'è della faccia nel naso di questo uomo. Cose che magari vanno nella direzione appunto del male, del maligno. Con la musica e poi per gioco molto spesso. Con la musica, ragazzi, attenzione ai metallari, anche i 16 anni, 17 anni, così, con delle messe, hanno fatto appunto dei riti satanici proprio nella chiesa per gioco, e poi dopo si sono ritrovati delle problematiche molto gravi e importanti. Hanno iniziato ad avere visioni molto brutte e poi voglia di uccidersi. E quanti ne ha fatti di esorcismo? Molti, non ti so dire. Mi è venuta voglia di evocare. Oh, bella Alanone! Bella Alan, benvenuto in chat, sei arrivato quasi a fine live, stiamo guardando roba di esorcisti, esorcismi, maghe e fattucchiere che fanno robe spirituali. Questo è un corso di esorcismo per sacerdoti e laici, quindi anche tu Alan, se vuoi puoi partecipare al corso, sono 250 euro e ti insegnano a riconoscere il demonio nelle persone. Oh, no. Sì. Ma chiaro che funzionano, basta partecipare a un esorcismo per capire che funzionano, ma basta. Non è immediato, tante volte devono passare perfino anni prima che una persona venga liberata. Se viene sottoposta una persona che è posseduta, viene esorcistata una volta in settimana,
magari in 3 mesi, 6 mesi, dipende, è come una malattia, per esempio della pelle, per esempio, se io prendo un battero subito, lo caccio via subito, ma se comincia, come la cancrena, se comincia a prendersi il braccio, ciao. È andata. Finito. Comunque ragazzi, ecco, adesso se volete, adesso c'è anche il corso di esorcismo per i laici, quindi mi raccomando, non propongo, no, propongo una formula migliore. Io ho il potere est tum col demonius, un battero, si sì, ha detto tipo un battero, la possessione come una dermatite seborroica. Io ho visto più volte l'esorcizio posso considerare che sia la laurea ad honoris causa. Voglio Monsignor Lingo. Oddio, Monsignor Lingo. Chi era Monsignor Lingo? Non era quel prete di colore? Milingo, ah esatto, Milingo, no, Milingo, è vero, è vero. Sì, è, poi ciao, è vero, se tieni la cancrena al braccio poi non fai più ciao con la mano, giusto, giusto, LLMX. Va bene ragazzuoli, per questa domenica è tutto, ci vediamo settimana prossima con un video e domenica come al solito con una live, mo vediamo se magari facciamo una live più storica sul consiglio di Nicea oppure continuiamo con le cazzate, non so, adesso vediamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, condividete proselitismo, mi raccomando, e se volete potete abbonarvi al canale Twitch, se avete Twitch Prime vi abbonate gratuitamente. Mortacci tu, ancora mai followato, Alan, che infamone, la prossima volta che andiamo a giocare a Soft Territ in pallino, Alan. Va bene ragazzuoli, buona domenica e mi raccomando, fate attenzione a quelli con i capelli viola.